Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, care amiche e cari amici di Salvo 5.0 Channel, buongiorno. Benvenuti, benvenute, siete collegati in diretta con Salvo Mandarà. Oggi è mercoledì 26 giugno del 2013. Magari qualcuno si chiederà, ma perché guarda di là per dire la data? Perché io qui, da questa parte, ho il display della macchina dove c'ho l'ora, la data, eccetera, solo per questo. Ecco, vi posso dire anche che siamo a 120 metri sul livello del mare, almeno così mi dice lo strumento. Allora, stavo dicendo, quindi oggi è mercoledì 26 giugno e sono le 9:23. Allora, tutti i giornali, tutte le trasmissioni sono ancora piene della sentenza Ruby, come se questa fosse la notizia, l'unica notizia che riguarda questo povero paese. Stamattina, figuratevi, ad Agorà c'era ospite Walter Veltroni, cioè voglio dire, mica micio micio bau bau, addirittura Walter Veltroni ospite, che praticamente è andato lì per vendere un libro poi alla fine, perché lui dice di aver rinunciato a qualunque tipo di attività politica diretta, ecco, come candidato, eccetera. Però è andato lì a citare continuamente questo libro che ha scritto. E vabbè, poverino, ma voglio dire, dopo che ha avuto una vita politica così importante e soprattutto così piena di successi, non vogliamo neanche dargli l'opportunità di usare la TV di Stato per farsi un po' di pubblicità per un libro? E mi sembra il minimo che possa meritare il caro Walter. Quindi va bene così. Poi, appunto, si parlava sempre da tutte le parti, sia su Omnibus che su Agorà, del futuro politico dell'Italia, del fatto che adesso nel Popolo delle Libertà si fa un nome nuovo, Berlusconi, Marina però stavolta. Ecco, visto che il papà probabilmente rischia di andare in galera, ma a me di questo non importa nulla, ecco, il nome nuovo per il Popolo delle Libertà è Marina Berlusconi. E voglio dire, con un nome, come faccio per avere una luce? Ecco, forse così. Scusate, ma c'è proprio il sole in faccia. Quindi la grande Marina Berlusconi potrebbe essere la nuova leader del Popolo della Libertà, questo sì che è nuovo. E soprattutto con questo nome si risolve una volta per tutte il conflitto di interessi, no? Mi sembra logico, no? Perché lei cos'è? Mi pare solo cos'è? La capa, la proprietaria di Mondadori, mi sembra, no? È proprio lei, Marina. Quindi conflitto di interessi con Marina zero. Abbiamo risolto tutti i problemi di conflitto di interessi in Italia con la cara Marina. Ma ragazzi, io non lo so veramente fino a che livello la stupidità umana italiana possa arrivare, non riesco veramente a capire dove sia il limite, perché ogni giorno questo limite viene continuamente, ogni giorno, di giorno in giorno viene superato. È veramente una roba incredibile. Quindi tutti i discorsi erano su Veltroni, Bersani, Renzi, il futuro del Partito Democratico, Veltroni che diceva che lui nel 2008 ha fatto una campagna elettorale come lo Tsunami Tour con oltre 100 piazze e che quello è il suo ricordo più bello. Beh sì, in effetti la campagna elettorale, devo dire, ora scherzi a parte, andare in giro per tante piazze è una bella esperienza. Però poi il risultato che ne è scaturito nel 2008 per Walter non è che sia stato poi granché, però lui dice che questo è veramente un bel ricordo per lui. E va bene, contento lui. Ecco, poi una cosa, oggi veramente sono trasalito mentre guardavo appunto Agorà con il grande Walter Veltroni ospite. A un certo punto Gerardo Greco ha detto, visto che Veltroni parlava dei voti persi dal PD, che li ha presi Grillo, ma tanto sono tutti temporanei perché le persone veramente di sinistra moderate non voteranno mai Grillo, bla bla bla. Gerardo Greco dice: sì, guardi, adesso fra poco parleremo del Movimento 5 Stelle. Al che dico, arciderboli, vuoi vedere che adesso Gerardo Greco parla delle attività parlamentari del Movimento 5 Stelle? Per esempio, che ne so, del social housing, oppure della mozione sugli F-35, o anche del sit-in che hanno fatto davanti a Montecitorio sugli F-35, oppure parla della mozione sull'ineleggibilità di Berlusconi, oppure parla di tutte le altre proposte che fa in Parlamento il Movimento 5 Stelle, di tutti gli emendamenti che ha fatto al decreto, che poi ovviamente non sono stati discussi perché si è passati appunto al voto di fiducia,
Vuoi vedere che adesso parla di tutte le cose che sta facendo il Movimento 5 Stelle a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, dei rimborsi elettorali rifiutati? Non è che adesso sta parlando magari del fatto che in Sicilia, prima regione d'Italia, sono state abolite le province? O del fatto che in Friuli Venezia Giulia i deputati, anzi no, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno rinunciato, come detto in campagna elettorale, a metà dei loro stipendi per fare un fondo per un microcredito alle piccole e medie imprese, così come già fatto da 4 mesi anche dai deputati siciliani? Vuoi vedere che parlano di tutte queste cose? Caspita, bravo Gerardo Greco, complimenti, vuole parlare finalmente del Movimento 5 Stelle. Peccato che poi ha aggiunto, infatti intervisteremo alcuni dei dissidenti. Ho detto, ah ecco, cacchio, cioè veramente io... Mi stavo dando dei pizzicotti, dico, ma no, ma non è possibile che Gerardo Greco parli del Movimento 5 Stelle. Infatti lui, per Gerardo Greco, nella sua mente, stavo dicendo bacata, ma lasciamo stare, nella sua mente di giornalista italiano, parlare del Movimento 5 Stelle non è parlare di alcune cose del Movimento 5 Stelle, come quelle che ho elencato 20 secondi fa. No, parlare del Movimento 5 Stelle vuol dire parlare con la Gambaro, parlare con Furnari, eccetera. Questo vuol dire, cioè il massimo a cui i neuroni di Gerardo Greco possono arrivare nell'idea di parlare del Movimento 5 Stelle è intervistare i fuoriusciti, volontari o perché espulsi dalla base. Questo è il massimo veramente che questa televisione italiana può riuscire a fare, veramente, almeno fin quando ci sono dentro queste persone, questi personaggi qua, tipo Gerardo Greco, tanto per dirne uno. E vabbè, quindi questa è l'informazione. Ovviamente non si parla appunto di tutto quello che invece riguarda veramente gli italiani, no? Cioè la gente che non arriva a fine mese, la gente che si suicida, imprenditori, operai, la gente veramente che non ce la fa più. Si parla sempre dei partiti, delle evoluzioni di questi partiti, quindi Marina Berlusconi da una parte, Walter Veltroni che va a vendersi il libretto, il libricino andando in Rai, eccetera. Questa è la televisione italiana, purtroppo. E purtroppo devo ammettere di condividere quello che dicono molti, cioè che bisogna andare in televisione, perché purtroppo è vero, la gente così pigra, perché non è vero che nessuno può andare su internet, è semplicemente che sono pigri. Queste persone qua, così pigre, non riescono a trarre informazioni, a informarsi da mezzi diversi dalla televisione. Quindi, in qualche modo, siamo costretti ad andarci in questa cacchio di televisione, se vogliamo cercare di far passare qualche informazione vera. Anche se veramente io auspico che, soprattutto i vari parlamentari, oppure i vari esponenti delle varie giunte, delle 7 giunte comunali a 5 Stelle, eccetera, dovrebbero andare anche in giro, proprio casa per casa, porta per porta, a parlare con la gente, soprattutto per recuperare il contatto con quel 50% che non va a votare. Secondo me il compito principale di tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle dovrebbe essere questo: andare a far riconquistare un po' di fiducia nella politica, la politica quella vera, quella buona, quella pulita, da parte dei cittadini che si sono allontanati dalla politica. Questo dovrebbe essere il primo compito in assoluto. Quindi, ancora una volta, insisto, caro Federico Piccitto, caro Federico Pizzarotti, caro Marco Fabbri, Alvise Maniero, Madonna, ma ora adesso me li ricordo tutti, Mario Puddu, Fabio Fucci, Roberto Castiglion, e chi sto dimenticando? Chi è che non ho nominato? Allora, Castiglion, Puddu, Fucci, Pizzarotti, Piccitto, Fabbri, Maniero, tutti li ho detti, Madonna che bravo, a volte mi sorprendo. Ecco, carissimi 7 sindaci 5 Stelle, questo secondo me dovrebbe essere il vostro primo compito, quello di andare veramente in giro in mezzo ai vostri cittadini a riconquistare veramente una fiducia nella politica buona, nella politica pulita. Questo secondo me dovrebbe essere veramente il vostro compito principale, la vostra funzione più importante. Perché solo facendo così si può tornare ad avere un paese in cui la gente partecipi e in cui quindi si faccia qualcosa veramente nell'interesse della collettività e non nell'interesse dei soliti mascalzoni che ci hanno governato da 40 anni a questa parte. Vabbè,
Niente, io il mio sfogo l'ho fatto anche per oggi, mi sento già meglio, ecco, dopo il senso di frustrazione legato alla visione, di questi programmi mattutini in televisione. Devo dire però che ho anche fatto un po' di zapping, ho guardato anche un pochino Focus, sul digitale terrestre, sul canale 56. Che è molto interessante, quindi oggi facevo zapping fra appunto il canale 56 e poi Rai 3 e Italia 7. Va bene, io adesso vi abbraccio tutti quanti, vi auguro una buona giornata. Vabbè, ci sarebbero tante altre cose. Ieri, per esempio, mi è arrivato il link di un'intervista molto interessante a Ferdinando Imposimato, in cui parla di alcuni suoi punti di vista riguardo ad riguardo per esempio al caso Moro, ecco, e fa delle accuse molto molto precise a carico di due persone che per fortuna dell'Italia sono passate a miglior vita, e non voglio neanche nominare, guarda, perché io già solo pensare a queste due persone che sono passate a miglior vita, per fortuna dell'Italia, già mi innervosisco di nuovo, quindi preferisco non farlo. Ecco, tanto penso che abbiate già capito di chi sto parlando e soprattutto di chi parlava nella sua intervista, Ferdinando Imposimato. Va bene, quindi carissimi amici, io adesso vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ecco, sto mettendo la macchina in condizione di non trovarla troppo calda dopo. Ho aperto, lo sapete, no? Il trucchetto di aprire un tanto così di vetro, ecco, in modo tale che circoli un pochino l'aria. E poi, ovviamente, ecco, metto questo qui, il parasole sul parabrezza, in modo da cercare di trovarla un pochino meno calda. Va bene, carissimi amici, io allora vi auguro buona giornata e spero di ritrovarvi tutti qui domani. Ecco, vi dico una cosa, non so se riesco a organizzare per stasera magari una puntata veloce, magari con, ecco, sono arrivato, quindi adesso ho il telefono in mano, ma sono fermo, quindi tranquilli per la mia incolumità. Mi piacerebbe, se riesco a organizzarla, una puntata veloce con collegamenti dalla Turchia, con Fabio Perrone e Marta. È Marta Mantovani, si chiama? Sì, mi pare Marta Mantovani. Proverò a contattarli, vediamo se si riesce a organizzare una puntatina così da una mezz'oretta, tre quarti d'ora, un'ora al massimo stasera per qualche aggiornamento dalla Turchia. Vediamo, eh? È un tentativo, quindi non ve lo posso promettere perché tutto dipende dall'eventuale disponibilità o meno appunto di Marta e Fabio. Va bene, ecco, adesso posso leggere anche qualche messaggio. C'è Flashover che mi saluta, Mai 5 Stelle, che dice: l'ha puppato, ha messo online Liquid Feedback. Wow! Poi Giulio Tenebra, buon lavoro Salvo. Andrea Prosperi, Berlusconi abdica, caro Salvo. Esatto, abdica in favore della figlia. Poi Brudicchio, buongiorno Salvo, ciao carissimo. Ancora Flashover, Andrea Prosperi, Scorpion che saluta. Va bene. Carissimi, vi saluto, vi auguro ancora buona giornata, ci vediamo o stasera, ma eventualmente vi avvertirò con Twitter, oppure domani per il Mi Scappa la Diretta. Ciao, grazie, buon lavoro, buona giornata a tutti.